Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video Svuota la spesa. Allora, questo Svuota la spesa sarà ricco di schifezzine, nel senso che non è uno Svuota la spesa pensato per il mangiare della settimana, dei pasti principali, ecco, di pranzo e cena intendo, perché per oggi è venerdì, per quello noi siamo a posto fino a sabato e domenica sera, quindi non ho comprato queste cose qua. Farò la programmazione stasera e probabilmente poi andremo a comprare di giorno in giorno quello che servirà. Questa era una spesa perché mi trovavo alla Coop, che è più grande della Ecom, ha più varietà di scelta, e ho comprato quindi delle cose che io mangio ma che non sono essenziali, cioè potevo vivere anche senza mangiarle, cioè senza comprarle oggi, ecco. A parte questo no. Non potevo vivere senza il mio Estate Zero al limone. Io da quando l'ho scoperto non bevo più acqua, non è una cosa positiva. Quindi sorvoliamo, però scusate, ma mio fratello ha mangiato pane e marmellata e ovviamente ha lasciato una schifezza sul tavolo. Ok, quindi procediamo. Allora, abbiamo fette biscottate, queste qui. Perché sono quelle in porzioni da 4, io normalmente ne mangio 3, a volte 4, dipende da quanta fame ho, a volte 2, vado un po', una mai, però vado molto a sentimento del mio stomaco. Mi piacciono molto queste cereali, le fanno normali, integrali cereali, Kamut, a me cereali sono quelle che piacciono di più. Queste effettivamente ne avevo bisogno perché ne erano rimaste un pacco. Poi cosa c'è? Allora, queste le ha prese mia madre, in realtà, ma sono curiosa. Sono tristi polpette vegetali con zucca, broccoli e cavolfiore. Io mangio solo la zucca di queste tre verdure, quindi quelle di zucca sono sicura che mi piaceranno tantissimo, ma assaggerò anche le altre perché potrebbero essere una valida alternativa come pasto principale, perché poi non credo che siano fatte solo di verdura, no, infatti ci sono fagioli. Patate, quindi diciamo che sono proteine, carboidrati, tutto. Proveremo e vi farò sapere. Poi vabbè, c'è della roba di mio padre, c'è quindi fatti del pesce, del salmone. Poi ho preso questi qua, perché io ho i biscotti la mattina che non mangio mai, non mangio mai biscotti. Ma diciamo che potrebbero essere un'alternativa quando magari mi sveglio per andare all'università e poi so che tornerò a casa magari a mangiare presto. Io ne ho 4 nella dieta, ma ognuno ne mangia quanti ne deve mangiare. E ho preso questi che sono la novità della Gran Cereale alla mandorla salata con cioccolato fondente e cioccolato fondente con cacao dell'Ecuador. Secondo me spaccano, vi farò sapere, anzi fatemi sapere voi se li avete già assaggiati. Poi, vabbè, questi sono di mia madre e mio fratello, io non mangio merendine, a meno che proprio non sia strettamente necessario, non sono una grande fan delle merendine. Pavesine al cacao, questi perché sono, vabbè, a parte che sostituiscono tranquillamente i 4 biscotti della mattina, anzi sono fin poco. Ma più che altro come spuntino, sono ricchi di zuccheri, lo so, sono zucchero praticamente sotto forma di biscotto, ma da portare in università sono molto pratici e quindi li ho presi. In più io non so se ve l'ho mai fatto vedere, nel caso ve lo farò vedere, a volte faccio una sorta di tortino di questi cosi, di pavesini con dentro yogurt e al centro un po' di marmellata, una crema spalmabile, e al mattino diventa quasi, cioè proprio diventa un tortino molto buono, a me piace, cioè però lo lascio in frigo, quindi non va cotto. Questi che sono diventati la mia ossessione del momento, io li conoscevo già, li mangiavo fin da quando sono stati messi in commercio, ora ho preso questi ai frutti rossi e in freezer ho quelli, diciamo, pezzotti che avevo preso alla INS,
ho preso gli originali, ho fatto un passo elevato, anche questi comodissimi per l'università, ma io li mangio anche a volte a colazione e merenda in casa perché a livello di nutrizione, cioè a livello nutrizionale, io non so proprio parlare oggi, ma neanche in generale mai, a livello nutrizionale sono buoni, non ottimi perché sono dei biscotti con zucchero e la frutta e yogurt, quindi sicuramente non sono al pari di fette biscottate marmellata, però sono buoni. Cosa abbiamo a parte il raffreddore? Allora, vabbè, il purè di mio padre, si prende il purè già pronto perché farselo è da pro. Poi ho preso, questi li ha presi mia madre, i ditali rigati che li ha presi per mio fratello, ma la cosa che mi fa ridere è che, vabbè, poi ve lo dirò, vabbè, questo è un deodorante per il bagno perché ce n'è bisogno. Poi ho preso questa crema della Novi che vi ho già fatto vedere forse perché ho valutato fosse la più buona a livelli di nutri, cioè a livello nutrizionale, ok, a livello nutrizionale fosse la migliore. Poi ho preso queste perché in freezer diventano tipo dei mini gelatini e io le adoro, quindi le ho prese. Avevo preso quelle della Lidl pezzotte, ma ho detto facciamo anche qua questo salto di qualità. Poi ho preso le mezze maniche integrali perché mi è finita la pasta integrale oggi. Avevo le pipette, ho preso le mezze maniche giusto per cambiare un po'. Poi cioccolato fondente sottilissimo, 75% cacao aromatico Ecuador. Oggi abbiamo diciamo un tripudio dell'Ecuador. Poi spaghetti. Dicevo prima che si spegnesse la videocamera che la cosa che mi faceva ridere è che mia madre ha comprato questi per mio fratello e io mi sono comprata questi integrali quando mio fratello mangia anche la pasta integrale, quindi poteva mangiarsi semplicemente i miei. E poi infine abbiamo preso i fusilli di lenticchie perché gli spaghetti non c'erano. Questa era la spesa di oggi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!